Il prossimo è invece Luca Catania, quindi in questo caso dagli studi sui servizi ecosistemici torniamo in maniera più diretta agli interventi fluviali e a dei metodi di valutazione dell'efficacia molto molto concreti. Buongiorno a tutti, grazie al CIRF per questa opportunità. Io sono l'assistente Catania della Polizia Provinciale della città metropolitana di Bologna. E, ovviamente noi ci occupiamo di controlli in varie tematiche ambientali, in particolare in applicazione della legge regionale 11 del 2012 che indica le norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico. Noi facciamo anche controlli sull'esecuzione di lavori in alveo. L'ambito di applicazione, tornare indietro, scusate. L'ambito, diciamo, territoriale è la montagna della città metropolitana, più o meno al confine con la Toscana e la provincia di Modena. Quindi consideriamo degli ambienti fluviali di montagna, tra l'altro mediamente in buono stato di salute. Allora, la legge regionale 11/2012 indica un passo importante per tutta la questione legata ai lavori in alveo. Cioè l'articolo 9,5 indica la possibilità alla regione, qualora vi siano delle possibili turbative all'habitat naturale, di dare prescrizioni all'ente o alla ditta, che all'impresa che effettua i lavori, in ordine appunto di tutela dell'habitat naturale e eventualmente anche di recuperare il pesce che altrimenti morirebbe sotto, diciamo, all'interno, diciamo, dell'area di cantiere. La procedura attuata, dopo alcune problematiche dovute appunto al passaggio delle competenze che erano state delegate alle province, poi riprese tra il 2016 e il 2017 dalla regione con la modifica, diciamo, dell'ente provincia, e abbiamo la procedura attuata, almeno per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, e è la seguente. C'è un ente, l'impresa, che vuole effettuare o deve effettuare un intervento in alveo, chiede un'autorizzazione idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile. Viene rilasciata l'autorizzazione con alcune, ovviamente con delle prescrizioni. Poi solitamente l'ente o l'impresa fa comunicazione di lavori al Servizio Territoriale Ambiente Caccia e Pesca, il quale effettua un sopralluogo e, se, appunto, per l'articolo 9,5 della legge regionale 11/2012 indica eventuali prescrizioni per la salvaguardia della fauna ittica. Nella città metropolitana di Bologna, dopo 2 anni di sperimentazione, la modalità dell'intervento di salvaguardia della fauna ittica viene attraverso un sopralluogo in cui tendenzialmente sono presenti varie figure professionali: la Polizia Provinciale, il tecnico incaricato dello STACP di Bologna, il dottor Melloni Cristian, l'impresa che segue i lavori e la ditta, eventualmente, se già individuata dall'impresa, che effettuerà i recuperi di fauna ittica. Durante il sopralluogo vengono date indicazioni per attenuazione dell'impatto dei lavori sull'ambiente fluviale e l'individuazione di
e metodologie più efficaci per il recupero della fauna ittica. Vi sono dei limiti del modello che viene attuato nella città metropolitana di Bologna, perché questa sinergia in altre realtà al momento della regione Emilia-Romagna non è attuabile per una serie di fattori legati, diciamo, appunto a una mancanza di una o dell'altra figura professionale. Manca un coordinamento regionale, per cui la provincia magari di Modena attua in una maniera diversa rispetto a quella di Bologna o rispetto ancora a quella di Ferrara o di Piacenza. In più il controllo delle varie fasi del lavoro in alveo è particolarmente impegnativo. Mediamente un lavoro di 3-4 mesi fa impiegare comunque alle persone che hanno il compito di controllare parecchie decine, se non centinaia, di ore nell'insieme di presenza. Parlando dei recuperi, nel 2018 nella città metropolitana di Bologna, a fronte di 60 prescrizioni di salvaguardia della fauna ittica, sono stati eseguiti 47 recuperi, con un totale di oltre 32.000 esemplari rimessi in luoghi sicuri. Parliamo di ciprini, parliamo di salmonidi e anche crostacei, gamberi di fiume autoctoni. Quindi sono dei bei numeri che comunque, magari in altre situazioni in cui non vengono fatti recuperi, un 32.000 esemplari di animali comunque posti in sicurezza è un buon dato, una buona indicazione. Perché fare i recuperi? Cioè, al di là della questione etica, per cui vedere seppellire dentro delle buche dei quintali di pesce sicuramente non ha una ragione neanche economica per poterlo fare. E poi perché l'eventuale remissione con semine o con altro tipo o altro materiale proveniente da allevamenti ha comunque delle controindicazioni, perché potrebbe esserci un inquinamento genetico degli animali, il materiale locale, cioè la fauna ittica che si è selezionata nel corso del tempo in quella particolare in quel particolare ambiente è appunto adatto a vivere in quel determinato contesto, con tutte quelle particolari criticità ambientali che può avere quel determinato luogo. Poi l'emissione, non sai mai se il quantitativo che puoi mettere è troppo o troppo grande o troppo esiguo per appunto quella determinata zona. E poi le emissioni potrebbero anche introdurre degli alloctoni. Dal punto di vista sanzionatorio, diciamo che nel corso degli anni sono state alcune decine le sanzioni su vari tipi di violazioni. Chiusure di buche, violazione in rete Natura 2000, violazione della prescrizione della fauna ittica, e le motivazioni sono varie, tra mancata comunicazione tra enti, conoscenza non approfondita delle norme da parte di chi rilascia le autorizzazioni, per colpa o per dolo una buona parte. Quali sono le criticità evidenziate dai controlli? Inesperienza di chi effettua i lavori in alveo, mancanza di una formazione specifica. Spesso vedi le ruspe vagare in mezzo al fiume, non sanno neanche forse che cosa stanno effettuando in quel momento.
E questo è, per chi è interessato appunto all'ecosistema fiume, sicuramente non è una cosa positiva. Nello stesso tempo, appunto, l'inadeguatezza, l'esperienza di inadeguatezza culturale nel considerare il corso d'acqua come altro rispetto, per esempio, al rifacimento di una strada, sia da parte degli operatori che dei direttori dei lavori. Per cui qui abbiamo un esempio di una briglia in un bellissimo tratto del fiume Reno sopra Ponte della Venturina, e nonostante ci fossero le indicazioni di recupero della fauna ittica, il direttore dei lavori ha deciso autonomamente di chiudere la buca, e quindi con tutto quello che ne consegue, nella buona fede di agevolare il recupero. Poi l'ambiguità concettuale sul significato di taglio selettivo lungo un corso d'acqua di montagna. Qui vediamo un taglio selettivo, e qui devo dire una cosa sui consorzi di bonifica. Ben vengano i consorzi di bonifica nell'occuparsi della rete minore, ma i canali, i torrenti di montagna non sono canali di bonifica, per cui bisognerebbe un attimino magari considerare anche questo. Fattori limitanti sono tantissimi, che esulano anche dalla questione delle autorizzazioni idrauliche, rifiuti, occupazioni abusive sul demanio, scarichi fognari, captazioni che soprattutto in estate fanno completamente prosciugare interi fiumi, penso al Savena. Questa è una captazione sul Reno che in estate per questa centrale idroelettrica utilizza il 90%, se non più, dell'acqua del fiume Reno, e la rilascia soltanto 200 metri a valle. Il caso del torrente Setta è una cosa velocissima. Luca, devi concludere. Sì, concludo. Il caso del torrente Setta lo salto. Devo dire che è indicativo un attimo l'intervento sul torrente Setta, lavori per la risistemazione del torrente Setta dopo la variante di Valico. Qui si trovano delle strane anomalie, come una buca isolata rispetto al corso dell'acqua, il flusso e il corso dell'acqua che va in un certo senso e poi ritorna indietro, e un'ansa a 90 gradi. Insomma, allora, conclusione: per non dover considerare prossimamente i corsi d'acqua di montagna dell'area metropolitana di Bologna come oggetto di riqualificazione ambientale, è necessario, per il nostro punto di vista, un regolamento per l'esecuzione dei lavori in alveo, in modo da uniformare le modalità operative senza che dipendano dalla volontà del singolo attore che interviene, un albo regionale per le ditte che effettuano il recupero del pesce, della fauna ittica, un professionista biologo, agronomo, forestale che faccia da raccordo fra l'amministrazione pubblica e l'impresa che effettua i lavori, con una maggior garanzia del rispetto dei parametri ambientali. Prevedere opere compensative di ripristino ambientale. E per ultimo, una maggiore magari attenzione da parte di chi rilascia le autorizzazioni idrauliche a rispetto dell'ecosistema fiume. Perfetto, grazie Luca. C'è spazio per una domanda? Per la presentazione ti chiedo una cosa al volo sul profilo sanzionatorio, che a noi pare un po' insufficiente, ecco, per disincentivare a sufficienza certe cose. Nella realtà delle cose, per mancato rispetto del DMV, per mancato recupero della fauna ittica, che cosa succede per la valutazione del danno e per le sanzioni? Allora, da un punto di vista sanzionatorio, ovviamente dipende da varie circostanze, nel senso che se nel contratto della derivazione, nella concessione di derivazione o di captazione è indicato chiaramente il rispetto del PUM, c'è una sanzione di 1.000 euro, per esempio, che è un po' ridicola.
Per invece la chiusura di una buca è sempre una sanzione di 1.000 euro, però potrebbe anche esserci della, una rilevanza di tipo penale, come uccisione di animali, e quindi, quindi la cosa cambia. Potrebbe, ma c'è ogni tanto la tua esperienza? In questo tipo di cose no, anche perché comunque lo devi dimostrare. Cioè la semplice chiusura di una buca non necessariamente implica la morte, cioè è evidente che il pesce e la fauna ittica sia morta lì dentro, però lo dovresti dimostrare davanti a un giudice, la cosa non è così semplice. Grazie a voi. Altra, Luca, forse c'è un'altra domanda per te. Luca, non ti allontanare perché c'è un'altra domanda, non te la cavi così. Sì, pronto? La domanda è qua. La buona parte dei torrenti appenninici della provincia di Bologna, come della provincia di Modena, sono all'interno di siti Rete Natura 2000 o in aree protette regionali. Questa fattispecie non aiuta il controllo e anche una sanzione maggiore, visto che sono previsti poi appunto da legislazione regionale dei, un passaggio che non ha citato, che è quello del nulla osta e valutazione di incidenza, certo, e anche delle sanzioni specifiche se si interviene senza rispettare queste, sì, norme. Allora, per il momento grossi lavori in alveo in zona SIC non vi sono stati, se non il taglio selettivo, però riguarda una zona appena fuori dal c'è sicuramente una maggiore attenzione, ecco, da parte anche nostra, per cui eventualmente cerchiamo da subito di seguire i lavori in aree SIC per prevenire eventuali danni ambientali, per cui solitamente questo non avviene. Consideriamo che comunque è la nostra attività è un'attività giovane, ci occupavamo fino a 3 anni fa di controlli prettamente sulla pesca e sull'inquinamento fluviale, per cui è comunque un'attività che ancora non, diciamo, la repressione di illeciti all'interno di SIC non è ancora capitato. Va bene. Ultimissima domanda, molto molto rapida qua. Sì, Ruffini, Consorzio Bonifica Emilia Centrale. Solo una domanda: per quanto riguarda il discorso degli svasi dei canali di bonifica, svasi per l'irrigazione, noi abbiamo le convenzioni con la FIPSAS, quindi quando si fanno gli svasi loro vanno a recuperare il pesce e abbiamo anche degli ottimi risultati. E invece per quanto riguarda il discorso in montagna, quindi rii pubblici, spesso quello che ci viene detto è che il recupero del pesce da parte delle imprese che sono obbligate a fare hanno dei costi molto elevati. Allora, insomma, anche qua mi sembra che ci sia un qualcuno che se ne approfitta, perché veramente sono delle cifre esagerate. Quando c'era la gestione in provincia, il cartellino veniva, credo, introitato dalla provincia e quindi c'erano anche delle risorse messe a disposizione. Ora che la competenza è passata alle regioni, di questi fondi non se ne vede più l'ombra. Non so, forse anche qua sarebbe un aspetto da mettere a fuoco. Grazie. Va bene, direi. No, non so. No, non ce la facciamo, scusate. Se vuoi rispondere, sì, però non altre domande. I costi sono, io adesso non ne conosco nello specifico, però da quello che so non sono bassissimi. È ovvio che il costo della salvaguardia della fauna ittica dovrebbe essere, al di là sempre della questione economica, deve essere anche una questione proprio di fare le cose fatte bene, quindi di salvaguardare un aspetto, parliamo non solo di ciprinidi ma parliamo di salmonidi, timallidi e gamberi di fiume, e se parliamo anche di ciprinidi, le lasche che sono protette a livello comunitario e i barbi canini, per cui credo che ne abbia un costo in più, sia comunque un'attenzione soprattutto di consorzi importanti, insomma un esempio virtuoso di considerare, diciamo, un bene naturale. Grazie Luca, passiamo alle